Eh, lo sapete no? vi è appena stato detto dove siamo non è un negozio quindi i cappotti non sono in vendita ma sono usati sì molto chissà potreste ritrovare il vostro le cose a volte durano anche dopo di noi e parlano di noi. Ecco tutto quello che dico stasera. Parla di noi. Anche se uso parole straniere. Ausmerzen. E il suono è dolce. Ausmerzen. Viene da marzo. La radice del verbo. A marzo. È una parola di pastori, sa di terra, senti l'odore. Prima della transumanza, gli agnelli, le pecore, che non reggono la marcia, vanno soppressi. Alla fine della Belle Époque, cento anni fa, i dottori dell'eugenetica prendono due strade. Per gli inglesi si tratta di to eradicate illness, sradicare la malattia. Per i tedeschi diventa... Ausmerzen, sopprimere i deboli. Eh, sapete com'è finita, no? Ricordate Primo Levi? Primo Levi è il suo dottore, Primo Levi è il dottor Panwitz. Quando sono stato di nuovo un uomo libero, ho desiderato incontrarlo ancora, non per vendetta per una curiosità dell'animo umano, perché lo sguardo che corse tra me e lui, lo sguardo, se io sapessi spiegare a fondo la natura di quello sguardo, scambiato come attraverso la parete di un acquario, io sarei anche stato in grado di spiegare l'essenza della follia della terza Germania. Tutto quello che noi dei tedeschi pensavamo si percepì in quel momento in modo immediato. Il cervello che sovraintendeva a quegli occhi azzurri, a quelle mani curate, quel cervello diceva questa cosa davanti a me appartiene a un genere che è ovviamente opportuno sopprimere. Ecco, stasera la storia di uno sterminio di massa, di cui si parla solo ai convegni di psichiatri, conosciuto come Action T4. T4 è un indirizzo di Berlino, la strada del giardino dello zoo, Tiengartenstrasse numero 4. Il T4 ha ucciso e in gran parte è passato per il cammino circa 300.000 vite umane indegne di essere vissute. Questi cominciarono a morire prima però, prima dei campi di concentramento, prima degli ebrei, prima degli zingari, prima degli omosessuali, prima dei comunisti e continuarono a morire dopo. Dopo che tutto era finito, siamo in Germania nel sud, in Baviera, a luglio. La città si chiama Kaufbeuren, la provincia della Sassonia. C'è un edificio più grande degli altri in quella città e ha la facciata dipinta di nero. Beh, I bombardamenti sono finiti da pochi mesi. Davanti alla facciata dell'edificio un cartello Luogo per sanare e curare. Sì. Probabilmente nella foto non c'è, ma in quel momento ce n'è un altro che dice zona infestata da epidemie. È un ospedale psichiatrico, l'ospedale di Kaufbeuren Irsee. Rapporto di un ufficiale del comando americano che si trova proprio davanti all'ospedale psichiatrico. Sollecito vostra attenzione su allegato rapporto e fotografie riguardanti condizioni ospedale psichiatrico Kaufbeuren. Quando è stata scoperta la situazione dell'istituto, i funzionari hanno preso i provvedimenti necessari. Alcuni rappresentanti della stampa sono venuti a conoscenza della notizia. È stato chiesto loro di non mettere in risalto la logica deduzione di una noncuranza delle forze armate americane, visto che le vicende hanno continuato a svolgersi per oltre un mese dopo l'occupazione di Kaufbeuren, a meno di un tiro di schioppo dal comando alleato. Segue descrizione dell'evento, ma. Questo ufficiale, Tenente Colonnello Kurz della Cavalleria degli Stati Uniti, wird mit mir fornisce anche un rapporto confidenziale che spiega più in sintesi le stesse cose. Uso il secondo. Un vero e proprio centro di sterminio ha funzionato fino a questa data a meno di mezzo miglio dal comando. Qui, in questo paese idilliaco. Ogni cittadino era perfettamente informato del fatto che esseri umani venivano utilizzati come cavi e massacrati sistematicamente. I responsabili e i collaboratori passivi non sono in alcun modo coscienti dei loro crimini. Si tratta di tedeschi, non di nazisti, tra loro anche alcune suore cattoliche. La capo infermiera ha confessato senza coercizione di aver assassinato approssimativamente 210 bambini nel corso di due anni con iniezioni intramuscolo. Ha poi semplicemente chiesto: mit mir geschehen? Mi succederà qualcosa? Ogni monello, ogni bambino di quella cittadina sapeva. Se gli chiedi che cosa fanno lì, ti risponde: Das ist wo, Sie, sie umbringen. Lì, lì è dove uccidono. Il dottore Valentin Faltlauser, direttore dell'istituto, è stato arrestato. L'infermiera capo del reparto pediatrico è stata arrestata. Ha ammesso stamattina di aver ricevuto un'attività. Per questa attività extra un compenso di 35 marchi al mese. L'ultimo bambino ucciso è stato da lei avvelenato il 29 maggio 1945: 33 giorni che le truppe americane ebbero occupato Kaufbeuren. La cartella clinica di questo bambino di 4 anni ce l'abbiamo. Si chiama Riccardo. Abbiamo la foto, sappiamo tutto di lui. Ma se c'è un ultimo, ci sarà anche un primo. Anche del primo abbiamo la cartella clinica. Sì. Allora Hitler è andato al potere nel 1933, eh, siamo nel 1945, sono 12 anni, è successo tutto lì. No, no. Per raccontare questa storia devo andare un po' indietro. Almeno alla Belle Époque, un secolo fa. Che l'été bella, la Belle Époque. La Ville Lumière, la Tour Eiffel, Sei. Che l'été bella, che l'été bella. La Belle Époque è luce. Prima le città si illuminano di acetilene e subito dopo di energia elettrica. Dal buio la luce. Progresso significa cavalli a vapore che corrono e uniscono gli spazi, significa il cinematografo, i raggi X, i viaggi organizzati, ma anche l'aspirina è stata scoperta nella Belle Époque. Einstein ha formulato la teoria della relatività nella Belle Époque, ma per noi la Belle Époque continua a restare la Tour Eiffel. Perché? Perché le belle, perché le belle, perché le belle. E infatti era il cancello dell'Expo nel 1889. Hanno inaugurato l'Expo e la torre l'avevano tirata su in due anni, mica scherzi. Passavi sotto la torre e alla tua destra, entrando all'Expo, c'era un giardino zoologico speciale per bipedi, bipedi, selvaggi, pericolosi, dietro le gabbie. Vuoi vedere, vuoi vedere i selvaggi del Borneo? Quella è la gabbia. Andiamo a, vedere, andiamo a vedere i nomadi del Sahara. Eccoli là, allo stato brado, ricostruita nella gabbia il loro ambiente naturale. Vuoi vedere i selvaggi dell'Amazzonia che ammazzano col curaro? Di chi sei curioso? Chissà se gli mettevano il pigiama alla sera per dormire. Ma certo come esperienza antropologica, era eccitante. Oh sì, il razzismo non è mai nuovo. C'è, da prima. Sono idee antiche, ma alla fine dell'Ottocento queste idee antiche trovano una conferma razionale nella scienza. Guarda dove va l'evoluzione della razza umana. Mangiavi zucchero filato, pagavi il biglietto, guardavi la Tour Eiffel, guardavi di là delle sbarre, capivi che avevi avuto culo. Tu sì, eri razza evoluta rispetto a loro. Mai c'è stato un tempo in cui gli scienziati sono diventati sacerdoti del futuro come quello. Mai un tempo così privo di dubbi? E' anche un tempo in cui la scienza galoppa. Certo, c'è Darwin, ma c'è anche il cugino di Darwin. Lo conoscete? Si chiamava Galton. Mai fatto l'amore in un sacco a pelo? Galton ha inventato il sacco a pelo. Gli dovete almeno questo. Si è messo a piovere mentre facevate l'amore? Galton ha battezzato l'anticiclone. Ma di cosa si occupava Galton? Di tutto. Sapeva tutto, laureato in niente. Lo scienziato tipico del tempo di Sherlock Holmes. A Darwin dicevano: "Guarda tuo cugino che bravo". Non è per questo che lo ricordiamo stasera. Perché lo ricordiamo perché Galton ha battezzato una scienza. L'eugenetica. L'eugenetica, la scienza dell'ereditarietà si guardava intorno Galton e si chiedeva perché ogni tanto ne nasce uno sbagliato, perché ogni tanto ne nasce uno di brutto, ma soprattutto perché ne nascono così tante di brutte? Fossero tutte belle, sai che scelta l'ideale eugenetico di Galton è la pupa e il secchione incrociare le belle con gli intelligenti e obbligarli ad accoppiarsi per migliorare la razza umana, ma è difficile che funzioni così. Sai, uno vuol scegliere e allora almeno si può impedire che quelli sbagliati si riproducano. Questo è l'eugenetica, la filosofia scientifica che autorizza a sterilizzare qualcuno perché non si riproduca. Sono idee ma trovano gambe. Trovano gambe e consensi scientifici in un mondo eccitato dal futuro, dal progresso, infatti, uno dei paladini dell'eugenetica è un uomo che ha sfondato una porta del progresso. Bell, l'inventore del telefono, il grande industriale, fece una ricerca all'interno di un campione isolato di americani sulla sordità e stabilì che la sordità era male ereditario. L'uomo che aveva in mano la compagnia dei telefoni, propose di sterilizzare i sordi per il bene del progresso, così tutti potevano sentire il suo telefono. Non c'era conflitto di interessi, ma consonanza di interessi, miglioramento della razza umana, sono idee. Ma queste idee, pian piano, producono... La selezione dei caratteri voluti e non voluti, significa in pratica decidere chi vogliamo e chi non vogliamo. Di questo si accorge l'Europa, e un uomo in Europa se ne accorge tra i primi, o almeno per noi lui è importante. Al tempo in cui scrive questo suo diario, 1922, egli è solo un caporale austriaco della prima guerra mondiale finito in galera. Ma poi diventerà qualcuno, quel signore coi baffi, Mein Kampf, Adolf Hitler. C'è uno stato in cui si manifestano i miei, si manifestano i primi indizi di una concezione migliore. E questo stato non è. La nostra esemplare Repubblica tedesca è l'Unione Americana dove si tenta di fare almeno in parte appello alla ragione. L'Unione Americana rifiuta i cattivi elementi dell'immigrazione, esclude certe razze dalla concessione della cittadinanza e con questo pronuncia già, anche se in modo debole, una mentalità propria del concetto nazionale di Stato. Sono idee come quelle che due anni prima di questo scritto di Adolf Hitler hanno portato un medico e un giudice nello stesso paese a scrivere un libretto intitolato Il permesso di annientare vite indegne di essere vissute di Freigabe. Der Fernictum Lebensum Verten Lebens. Eppure ha sempre un suono dolce, una parola terribile in quella lingua. È solo un libro, sono solo idee, di qua e di là dell'oceano. Ci si può ragionare quando queste idee galoppano. Beh, negli Stati Uniti d'America la sterilizzazione porta già negli anni 20 a 250.000 persone trattate. Nell'Europa, nella Germania, questo accadrà un po' più tardi. Negli anni 30. Cosa c'è che lo fa scattare? Io non voglio raccontare le cose come se ci fossero delle cause ed effetti predeterminati, che le cose siano così, però è fondamentale per capire quello che succede in Germania negli anni 30 un evento, una crisi di portata mondiale, la crisi economica del 1929. Che in America spinge la gente come uomini e topi sulle strade, perdendo il proprio lavoro, la propria dignità di esseri umani. Ma anche nella civile Europa, quella cosa spazza via le fragili democrazie e mette la gente, chi magari il posto di lavoro non lo perde, ma con quel lavoro, con quel salario, non compra più niente. Inflazione galoppante. Con l'intero salario compri il biglietto del tram oppure un uovo e la mattina dopo il costo dell'uovo è raddoppiato. Non basta una valigia di soldi, ce ne vogliono due. Ti conviene spendere subito. Se spendi subito la domanda aumenta, l'inflazione corre, galoppa. Cosa c'entra? Sei in una situazione in cui tu non hai più soldi per badare alla tua famiglia. Qualcuno ti dice che a spese dello Stato vengono mantenuti impunemente all'interno delle strutture sociali pubbliche persone che non lavorano ma mangiano. La cosa non ti sarà indifferente. Uno dei risultati della Belle Époque è la creazione dei manicomi. I manicomi nascono in Francia ma si allargano. All'Inghilterra, alla Germania, all'Italia, i manicomi europei si assomigliano tutti. Sono piccole città con viali alberati, con i loro padiglioni, sono riproduzioni di mondi in cui si può vivere. E se permettete, rispetto a prima, quei ghetti rappresentavano un passo avanti, rappresentavano la possibilità di vita per alcune persone anche di lavoro. Di organizzazione di una comunità. Beh, tutto questo diventa più difficile da sopportare nel momento in cui devi stringere la cinghia. Nella Germania degli anni 30, tu puoi trovarti a imparare a scuola una materia come la genetica in questo modo. Una singola alcolista nata nel 1810 aveva 890 discendenti nel 1929. La metà era mentalmente ritardata. 181 puttane, 142 mendicanti, 76 criminali, 7 assassini, 40 dormono all'albergo dei poveri. Questa donna in un secolo è costata allo Stato 5 milioni di marchi pagati da gente sana e di valore. Non con i piselli di Mendel, così si insegnava la genetica negli anni 30 nei licei tedeschi oppure la matematica alle elementari. Un pazzo, geisteskranker, costa allo Stato quattro marchi al giorno uno storpio a 5 un, tre, un criminale 3 ,50. e 50, in molti casi un impiegato statale guadagna 3 cento e 50, 50 per ogni componente della sua un famiglia, un, arbeiter, un operaio non specializzato, meno di 2 secondo un calcolo approssimativo, Nach in Germania gli in epilettici, 300 i pazzi, gli schizofrenici, sono 300.000. So Calcoliamo quanto costano Was questi costano a un costo medio reichsmark. di 4 marchi. Quanti prestiti di, 4, di 100 marchi alle coppie di jährlich giovani jährlich sposi si ricaverebbero all'anno con quella somma? La risposta è un numero per il bambino che ha fatto il problema e una bestemmia per il papà che lo ha aiutato. Che cosa c'è in mezzo tra un libretto? Il diario di un caporale è un testo scolastico. C'è un governo, c'è un salto di velocità nell'esecuzione di un programma che è una priorità di una nazione, c'è un'idea che si è fatta politica. Hitler va al potere nel 1933, a gennaio. Nel mese di giugno il suo ministro Frick annuncia... Che in giro ci sono 500.000 cittadini geneticamente inaccettabili. Io penso che non stia parlando di me. No. Casomai quello del piano di sopra non saluta mai. Ho sempre pensato che sia un po' geneticamente inaccettabile. Un milione di persone mangiano a sbafo. Un milione di persone. Sono in carico alla società, sono in carico alle forze buone della società. Questo è nel mese di giugno, il 14 luglio del 1939. Si vara la legge sulla sterilizzazione, lo stesso giorno si aboliscono i partiti. Così la prima cosa ad essere sterilizzata è la democrazia. Che non si riproduca non si sa mai. Vengono istituite di seguito 181 corti genetiche che devono esaminare le posizioni. Chi va all'esame delle corti genetiche? Beh, tutte le persone che hanno patologie ereditarie. La questione è l'ereditarietà. C'è l'idea che molte malattie siano ereditarie, quindi bisogna tagliarle, tagliarle sul nascere per. Perché? Per pulire il sangue. Da cosa? Il sangue di una nazione. Dipende dalla salute, dall'igiene, dei suoi abitanti. E quando un evento come una guerra, ed era finita la prima guerra mondiale, da 15 anni, quando un evento come la guerra mondiale massacra una generazione, chi muore sui campi di battaglia? Gli eroi. Chi sopravvive? Gli inutili. E la percentuale di essi si è alzata oltre la soglia di guardia. I sani sono meno, non ce la fanno a reggere il peso degli altri. È una macchina potente che non è solamente fatta ovviamente dei problemi scolastici, ma che da quel momento in poi diventa una campagna martellante di informazione che passa attraverso la propaganda, manifesti, che spiegano che ci sono persone malate ereditariamente che rendono la vita degli altri più difficile per il peso, cioè fisicamente la rappresentazione del malato che pesa come, come un bilanciere sulle spalle degli uomini produttivi. Ci sono uomini sani che devono prendersi cura di mostri inaccettabili. Questa macchina è fatta anche di documentari di tipo scientifico che vengono messi in produzione in quegli anni e che servono a diffondere all'interno dell'ambiente medico-scientifico i principi eugenetici. Da una parte vanno i tribunali delle corti genetiche e in un anno, nel 34, esaminano 96.000 casi e sterilizzano 70.000 persone. Ma cosa credete che sia un giochetto sterilizzare? C'è un indice di mortalità dell'1%. Sono quasi tutte donne quelle che muoiono perché direttamente direi che è più facile sterilizzare un uomo che non una donna. Dall'anno successivo ne sterilizzano 50.000, 50.000, 50.000 e velocemente sorpassano gli Stati Uniti d'America. C'è un manifesto in particolare che spiega alla nazione che quello che stiamo facendo non è un'idea soltanto nostra. Non è il nazismo che crea queste idee. È da queste idee che si forma il nazismo. In questo clima, in questo manifesto, lo vedete, c'è l'orgoglio dello sforzo di una nazione, ma a fianco ci sono le bandiere delle altre nazioni che stanno già facendo questo. Chi ha sterilizzato i disabili? i malati di mente, la Svezia, la Danimarca, la, la, la Norvegia, la Svizzera, gli Stati Uniti d'America, lo hanno già fatto, ci sta pensando il Giappone, dice quel manifesto, lo farà anche la civile Inghilterra. Le idee hanno bisogno di gambe, un po' di tempo. In Germania in quegli anni, al ritmo di 50.000 all'anno, si sterilizzano 400.000 persone. Poi praticamente il numero crolla, crolla verticalmente, diventa quasi zero, ridicolo, dal 1939 in poi. Si smette di sterilizzare. Perché? Perché siamo pronti per fare quello che nessuno ha ancora fatto. Ausmerzen. Eliminare chi rallenta la marcia. Perché? Bisogna che le idee camminino. Ma un'intera classe di medici in cinque anni ha cominciato a formarsi avendo l'eugenetica come materia fondante della loro disciplina. Un'intera classe di psichiatri ha potuto cominciare a familiarizzarsi con queste idee nuove, audaci. E stiamo parlando di un paese in cui la ricerca medico-scientifica è tra le più avanzate al mondo, quindi pieno di luminari. Quindi pieno di persone autorevoli in campo mondiale che si convertono a delle idee audaci ma in qualche maniera fondate su qualcosa che per loro è un problema. Già ho capito, però si tratta ancora di idee, giusto? E, e voglio dire, un conto è scriverlo su un libro, un conto è farlo, ci sarà? L'ho detto all'inizio della serata. Cosa vi ho detto? Che c'è un ultimo e quindi c'è un primo. Il primo c'è, è del 1939 ed è un bambino. Si comincia con un bambino, un neonato. Perché? È più facile. Non ti sei affezionato? Questa storia inizia a febbraio del 1939. Nasce il bambino in un paesino della Sassonia che si chiama Pomsen, vicino a Lipsia, a Lipsia, cara Goethe. In questo paesino un uomo, un contadino, ha finalmente il suo primogenito, ma non è come voleva lui. Non gli è venuto bene. Il bambino ha una gamba sola, un braccio solo. Non ci vede. Ah, secondo lui è anche idiota. E allora scrive, scrive una lettera, una supplica al suo capo, ad Adolf Hitler, al capo della nazione. E gli dice, ho avuto questo bambino, ma questo bambino noi non sappiamo come fare se il Signore se lo prendesse. O oh, si... Sì. L'uomo a cui è indirizzata la lettera in graduatoria sta appena sotto quel Signore, è onnipotente e riceve direttamente la lettera degli ultimi cittadini della nazione perché agli onnipotenti piace avere un filo diretto con le persone e quando uno si rivolge a un onnipotente smette di essere cittadino e diventa suddito. E ai tiranni piace ricevere le suppliche dei sudditi e poterli aiutare. Perché credetemi, è così difficile fare qualcosa per tanti. È così liberatorio poter fare qualcosa per qualcuno, aiutarne uno, una, e dargli qualcosa di significativo. Questa è la lettera del contadino di Pomsen ad Adolf Hitler. Ora, come fa il Führer a ricevere la lettera del contadino di Pomsen? Mi sono chiesto. Beh, intanto la sua posta non andava alla Cancelleria dello Stato, del Reich. Ce n'era una sua, personale, accanto alla Cancelleria del Führer. Lì chi ci lavora? Oh, un gruppo di giovanotti te età media 30 anni, in carriera. Provano a farsi le scarpe uno con l'altro. Sono rapidi, scattanti, abili, veloci. Anche perché, scusate, ma. Sono tutti di primo pelo. Nessuno di loro stava in un posto così prestigioso prima. Hanno avuto soltanto il culo di trovarsi nel partito giusto, al momento giusto, e arrivare lì. Non avete idea all'epoca che carriera si poteva fare trovandosi al momento giusto nel partito giusto. Arrivi in una posizione straordinaria di controllo delle cose. Il capo della Cancelleria del Reich, si dice Gerarca, Certo, è il gerarca Buller, l'ho scritto lì, Philip Buller, sotto di lui c'è il gerarca Victor Brack, è un vice e sta cercando di fare le scarpe al suo capo, ma è una competizione onesta. Comunque è il vice, è Brack che riceve la lettera del contadino. invece di darla al suo capo la mette sul tavolo di Adolf Hitler. Lui sa che ad Adolf Hitler queste cose piacciono. Non so che rapporto avete voi con i matti, perché io per raccontare questa storia ho dovuto chiedermelo più di una volta. Lo so, non sono tutti simpatici. Beh, Hitler deve avere dei problemi molto particolari con la categoria, perché racconta sempre la storia di quelli che sono seduti nella segatura e non riescono a distinguere il cibo dallo sterco. Per lui, certa gente non dovrebbe stare al mondo. Ne parla continuamente. Arriva la lettera di un contadino che dice guarda cosa mi è successo, Hitler la prende a cuore, chiama il suo medico personale, Karl Brandt. E gli dice, vai in Sassonia, vai a Pomsen, vai da quel contadino. Se è vero quello che dice il contadino, fate a quel bambino la puntura. E se qualche giudice avesse da dire qualcosa, dite che l'ho detto io. Di quanto va a fare il medico di Hitler in Sassonia viene messo a parte Leonardo Conti. Oh nome italiano. Interessante. No, mi dispiace, tranquilli con la coscienza. Non ci sono italiani in questa storia. Leonardo Conti era uno svizzero del Canton Ticino. Nazista della prima ora, anche lui si trova niente meno che alla segreteria di Stato con l'incarico di capo dei medici del Reich. Lui è a parte della missione di Brandt. Brandt va in Sassonia. Vede il bambino e ammazza il bambino. Muore il 25 luglio 1939 con una puntura. Cosa c'entra Conti? Perché l'ho nominato? Perché meno di un mese dopo il 18 agosto del 1939, insieme, contimanda ai medici di famiglia e alle ostetriche una circolare che ha quella sigla scritta sul muro 4B3088-391079. È una circolare riservata, in cui si chiede a tutti i medici di famiglia e alle ostetriche di segnalare le nascite di bambini mentalmente ritardati o malformati con malattie ereditarie. Non ne deve scappare uno, se Erode fosse stato più organizzato. Il ministro Frick in vario modo dentro a quel gruppo di nomi che stanno al Ministero degli Interni, perché nella Germania nazista non c'era un Ministero della Sanità e tutti i dottori dipendevano direttamente dal Ministero degli Interni e dal ministro Frick che aveva messo la missione dell'eugenetica del pulire il sangue come centro del programma di quel governo. Bene, da lì viene creata una associazione per lo studio, anzi un comitato per lo studio delle gravi malattie ereditarie. È a questo comitato che dovranno essere inviate le segnalazioni sui nuovi nati, sui neonati malformati. La sede di questo comitato non è però nel palazzo del governo, ma è a parte. Dove? In una palazzina, nella strada del giardino dello zoo, all'indirizzo Tiengartenstrasse numero 4. T4 è stata sequestrata ad un ebreo e lì si mettono a lavorare una serie di persone che non sono gli uscieri ministeriali, i funzionari ministeriali, che non hanno a che fare con il resto della macchina amministrativa della nazione, ma un gruppo di persone in grado di fare un lavoro delicato senza chiacchierare troppo in giro. Formalizziamolo meglio. Che cos'è T4? Beh, se volete, T4 ha un suo schema. Difficile leggerlo. La lingua? Il segno di matita? Questo è stato tracciato da Victor Brac. In una cella a Norimberga, durante il processo per crimini di guerra a cui è stato sottoposto. Questa fa parte della sua deposizione giurata ed è la ricostruzione della struttura che era stata creata. Adesso avete visto semplicemente un foglio. Da questo momento in poi voglio farvi capire quello che ho capito io, di come funzionava, ma credetemi, non è facile. Però. Allo stesso tempo è terribilmente semplice ed è efficiente. È un miglioramento di una macchina amministrativa. T4 funziona come una holding, come una partecipata statale, ha un finanziamento dello Stato che permette di stipendiare delle persone, il cui operato deve consentire allo Stato di operare un sostanziale risparmio. Della spesa sanitaria e al tempo stesso svolgere per la nazione una funzione importante che è quella di pulire il sangue. Non si è mai visto uno sforzo collettivo così grande che consideri la popolazione come un unico corpo che, in qualche maniera, fa quello che facevano i ciclisti quando andavano a mettere il loro sangue nelle banche per pulirselo. È un delirio tecnologico di questo tipo. Bisogna fare dei sacrifici per arrivare ad un sangue più pulito che circoli meglio, che dia maggiori e migliori prestazioni. Come agisce T4? Immediatamente, dopo la, diciamo, la action dedicata ai bambini, qualcuno fa presente al Führer che bisognerebbe aprire anche il canale per sopprimere i malati di mente molti dei quali sono già sterilizzati, ma stanno continuando a mangiare, viva Dio! E dunque bisogna, bisogna operare direttamente, passando dalla sterilizzazione all'eutanasia. Ed è così che accanto all'azione fatta sui medici di famiglia e sulle ostetriche, comincia quella verso gli psichiatri. E i direttori degli ospedali psichiatrici a cui viene chiesto di inviare le liste di tutti quelli che sono improduttivi, inguaribili e che quindi non sono utili. Siamo in tempo di guerra, mi stai chiedendo le liste di tutti quelli che sono improduttivi, di tutti quelli che sono inutili? Ho paura che magari tu mi stia dicendo... Dammi questa lista e poi mi porti via tutti quelli che sono utili, magari li mandi a lavorare al fronte, ma io questi malati li conosco. Questi malati me li voglio tenere e allora cosa fanno all'inizio alcuni direttori davanti a questa richiesta? Inseriscono nelle liste dei malati gravi anche quelli che magari così gravi non sono perché se li vogliono tenere perché sono convinti che altrimenti rischierebbero di perderli. Questa liste di persone vengono indirizzate ad un comitato che serve a trattare le malattie ereditarie sulla base delle nuove ricerche medico-scientifiche fatte da un paese che ha la ricerca neurologica più avanzata al mondo. Tutti sanno che quelle malattie non hanno speranze di cura però siamo in un paese dove la ricerca avanza veloce e quando queste cose sono scritte nero su bianco, ecco che si può immaginare che qualcuno a tutto questo ci abbia anche creduto, non tutti, altri no, ma il risultato è che queste liste di persone vanno dove? Nello stesso indirizzo dove stanno arrivando le liste dei bambini, Tiengartenstrasse numero 4. Le liste dei neonati vengono esaminate da medici, le liste dei malati di mente esaminate da psichiatri e via via un comitato scientifico crea la base di un censimento della popolazione su cui fare quella cosa chiamata trattamento, trattamento, trattamento. Al tempo stesso qualcuno si chiede dove lo facciamo? Voglio dire, ammazzare? Non è uno, ci vorranno dei luoghi. Già a questo pensa una delle tre società di Action T4, una fondazione, una fondazione che si annette una serie di istituti, di luoghi che sono ex qualcosa, ex manicomi, ex carceri, ex istituti per anziani. Sono palazzi, sono castelli donati in beneficenza magari a qualche istituzione della Chiesa, da cui il personale viene sloggiato e in questi si vanno ad installare che cosa? Innanzitutto, da questi posti, mandata via la gente, si mettono recensioni, si mettono cartelli che dicono che la zona è infestata da epidemie si fa in maniera che nessuno vada a curiosare. Poi in alcuni di questi, in particolare si incomincia in un posto che si chiama Brandenburg, no, eh? poi si continua in un altro posto che si chiama Grafeneck, poi si va in un posto che si chiama Hartheim, poi Bemburg, Sonnenstein, Adamar. Già. Perché diavolo devo fare sfoggio di un cattivo tedesco e dire dei nomi che non ci dicono niente? Anche a me non dicevano niente, perché questi nomi non sono quelli che sapevo già, cioè Auschwitz, Mauthausen, quelli li sapevo anch'io, li sappiamo tutti, quelli sono già entrati, no? Ma questi Grafneck, Brandenburg, Bemburg. Cosa sono? Questi sono i luoghi dove hanno imparato a fare le cose. Perché scusate, ma non è facile ammazzare. C'è un modo... si sbaglia anche. Bisogna fare pratica ed è meglio non farla davanti ad occhi indiscreti. Questi luoghi sono luoghi isolati all'inizio, in maniera che non si veda quello che succede. State guardando Adamar? Sì, non è una cartolina pubblicitaria. Quello che state vedendo, quello che esce dal cammino, è esattamente quello che vi state immaginando. È un forno crematorio, devo dirlo esplicitamente. Però Adamar non è un ospedale isolato, recintato, con la scritta zona infestata da epidemie. No, quella è la collina, il parco della città. E il manicomio è il luogo più alto della città. Questa foto è scattata da un cittadino che vede questa cosa dalle sue finestre. Da un certo punto in poi non serve nemmeno più scegliere dei luoghi isolati e scrivere zona infestata da epidemie, perché la brava gente con il tempo si abitua e non si chiede più che cosa sia quella cosa. siamo capaci di abituarci a tutto. Il posto che ho nominato per primo, Brandenburg, è un ex carcere nel quale si fanno le prime iniezioni ai bambini e nel quale si sperimentano le camere a gas. È il laboratorio per eccellenza, è il luogo nel quale Chi fa le punture? I capi. Perché in questo modo dimostrano ai loro sottoposti di essere in grado di sopportare la stessa pressione che poi chiederanno a loro. Chi apre per la prima volta i rubinetti delle bombole del gas? I capi. Litigando tra loro perché sono imbranati. E se apri male una bombola di gas, fischia. E se fischia la gente si spaventa. E tutto viene segnato, tutto viene indicato nei rapporti per spiegare come si fa. Si comincia a scrivere quanto tempo ci vuole perché quella gente muoia. Bisogna osservarli e sapere come va fatto. Ma poi bisogna anche chiedere all'industria farmaceutica grandi quantitativi di psicofarmaci da utilizzare in overdose per far morire i bambini. Poi bisogna capire quale tipo di sostanze chimiche ci servono dall'industria chimica. Oh, c'è una grande disponibilità di partecipazione allo sforzo, perché tutto sommato Action T4 si mette sul mercato con una sua mission molto precisa e si comporta con fatture, con un suo bilancio autonomo all'interno di questa attività, spendendo denaro dello Stato trattando con dei fornitori per organizzare in proprio un'attività un che ha uno scopo, risparmiare. 500 medici sono coinvolti in questo processo. Ma Cristo Santo, stiamo parlando di una macchina che si è messa in moto. Ma c'è una legge che prevede questo? No, ancora no. Dovrebbero farla. Però c'è talmente fretta che non c'è una legge. Sì, però, voglio dire, c'è un Ministero della Giustizia. Se un giudice dicesse ma quello che state facendo è legale, potrebbe bloccare tutto questo. Siamo in una dittatura, ma la giustizia esiste lo stesso. Ne sono consapevoli i collaboratori di Hitler che vogliono assecondare il suo desiderio di fare eutanasia dei malati di mente e dei disabili, ma hanno anche paura delle conseguenze, perché voglio dire, un conto è scriverlo su un libro, un conto è sapere che c'è qualcuno che lo sta facendo poi a questa gente. Se qualcuno comincia ad attizzargli contro a degli criminali e assassini, chi ci difende? Su cosa si fonda Action T4? Già, i collaboratori di Hitler insistono per avere una legge, ma lui non, non è d'accordo, però alla fine qualcosa gli dà, qualcosa glielo dà, qualcosa da cui parte tutto c'è. Eccola qui. Guardatela. È una lettera. Uh, se fosse a colori, è carta intestata personale del capo di Hitler. Carta intestata sarebbe d'oro l'aquila là in alto, quella sì, sarebbe d'oro anche il nome sotto. È molto raffinata. Poi c'è la data, Berlin primo settembre 1939, e dice Reichsleiter Bula. Il Gerard Kabuler e il, il dottor Brandt, Brandt sono incaricati sotto la propria responsabilità di estendere so le competenze so di alcuni medici da loro nominati, das nach ermessen, autorizzandoli a concedere la morte per grazia ihres ai malati sostanzi. considerati incurabili secondo l'umano giudizio, previa valutazione critica del loro stato di malattia. Questo pezzo di carta mette in moto questa macchina e vale 300.000 persone, 300.000 vite umane. Questo pezzo di carta privato. Come chiameremo noi oggi una roba così? Eh? italiani come lo chiamiamo? Un pizzino. È comodo però, eh. È comodo dire i nazisti sono una cupola. I nazisti sono un'associazione a delinquere. Come la mafia. Cioè quelli, quelli là, fuori da sé, trattano il resto del mondo come terreno di caccia. Quindi sono i cattivi. Come la mafia. Ma è comodo. Perché Action T4, a differenza dell'olocausto, non è esercitato da gente in con la fascia da SS, da gente con i mitra spianati, no. A chi è rivolta la lettera del dottor Conti, la circolare 4B3088-39, ai medici di famiglia e alle ostetriche? Nella civile Germania i medici di famiglia sono un'istituzione statale, sono medici e funzionari e sono capillarmente diffusi nella nazione, più delle poste. Se viene qualcuno con la divisa a casa mia e mi chiede di consegnare mio figlio storpio, lo faccio correre con i cani, ma se viene il mio medico di famiglia, a dirmi che lo Stato ha trovato delle cure pericolose, ma che offrono una speranza, a chi speranza non aveva, mettiti al posto di quel genitore. Non vorresti? avere una speranza che non hai ancora avuto. I medici di famiglia sono un cavallo di Troia potente per un inganno mostruoso. 500 di essi sono i destinatari di quella lettera e lavorano per raccogliere il consenso dei loro colleghi. Vengono creati dei consultori, sono 22, per il trattamento esperto delle malattie ereditarie, consultori nei quali i genitori possono portare i loro bambini, andarli a visitare, vedere che sono luoghi dove ci si prende cura di loro. Ma poi c'è lo scatto successivo. Lo scatto successivo è un trasferimento. Dal momento che il genitore ha firmato per il ricovero del bambino nel centro per il trattamento esperto delle malattie ereditarie, eh, medici funzionari decidono come fare l'assistenza esperta e in quali luoghi farla. 22 consultori sparsi nel territorio raccolgono i bambini che poi vengono trasferiti in luoghi lontani da quelli di nascita e da quelli in cui insomma, stanno risiedendo i genitori. La stessa cosa, nello stesso modo, con indirizzi leggermente diversi, accade per i malati di mente. Una volta inseriti nelle liste, una volta accertata la loro posizione, se ne ordina il trasferimento. Lì la macchina è... Ancora più semplice, sono una dozzina di psichiatri che prendono in esame le cartelle cliniche dei malati segnalati. Una dozzina di psichiatri per un volume di decine di migliaia di malati fanno un'attività enorme, lavorano. Ce n'è uno che esamina da solo 5.700 casi in poco più di tre mesi, stiamo dicendo 50 casi al giorno, sabati e domeniche comprese. Sarà perché sono pagati a cottimo, che lavorano così bene. Ma in ogni caso questi psichiatri, questo nucleo di psichiatri prende in esame cartelle di pazienti che non conosce, ma che sono stati a loro segnalati. L'insieme di queste cartelle viene indicato a dei supervisori. I supervisori sono tre. Il loro indirizzo è numero 4. Naturalmente non stanno fisicamente lì, ma è da lì che viene smistato questo traffico. E queste persone sono dei luminari della psichiatria. Sono... E anche i loro colleghi che preparano le cartelle sono spesso gli psichiatri più progressisti del ventennio precedente. Gente che aveva fatto di tutto per affrontare la malattia mentale nel miglior modo possibile. Guardate che questa gente era davvero un faro per gli studenti, per altre nazioni. Quello che avevano scritto e provato a fare era un esempio per tutti. Sono queste. Le persone che poi si ritrovano a gestire le cartelle cliniche per l'eutanasia di Stato. Cartelle cliniche che vengono affrontate con una penna bicolore. Ciò che viene chiesto a alluminare è mettere un segno. Più o meno. Che cosa vorresti? Se ti danno il più, sei promosso, sei ammesso al trattamento. Se ti mettono meno, resti in manicomio. Se ti mettono al punto di domanda vuol dire che sei sulla strada buona ma devi fare di più per essere trattato. Sei centri di eutanasia con i nomi che vi ho detto prima, sparsi nel territorio della Germania, smaltiscono un traffico che evidentemente parte dai singoli manicomi. Con i bambini si usano le iniezioni. Con i malati di mente si usa il gas, si è sperimentato lì l'uso del gas. Essi vengono trasferiti dalla terza società del progetto Action T4. È, è tutto ben organizzato. Si chiama società di pubblica utilità di trasporto. Sono dei grossi pullman con i vetri oscurati. In base a delle bolle d'accompagnamento, prelevano i loro pazienti. C'è un breve preavviso per avvisare il personale degli ospedali psichiatrici dei prelievi. I trasferimenti avvengono su questi pullman, ma è evidente che il personale che ne fa parte, che ci viaggia, non è, non è abituato a trattare con dei malati. I bravi infermieri se ne accorgono subito se uno ha paura, perché vuol dire che non sai lavorare con dei pazienti. Certo che non sanno lavorare, altrimenti perché diavolo mettono la camicia di forza a chiunque abbia più di dieci anni? Perché quelli che sono allettati vengono incatenati dove vuoi che vadano? Le ammassano sui pulmini, non sono ancora. I convogli con i vagoni piombati che vanno alle fabbriche dello sterminio. Ma da qualche parte bisognerà pure imparare a movimentare la gente. E allora un pulmino dà meno problemi di un treno intero. 30, 40 persone ammassate lì dentro per viaggi che, Hitler gli vada riconosciuto, ha costruito grandi opere pubbliche come le autostrade non erano certo confortevoli e se duravano due giorni ti facevano impazzire due giorni senza mangiare, due giorni senza bere, due giorni dentro una camicia di forza diventano matti. Non è una consolazione sapere che qualcuno lo era già, no? Perché la paura è qualcosa che ha a che fare con l'umano. E trascende, trascende, è contagiosa, è contagiosa, quanto male puoi stare due giorni lì dentro? Beh, tanto, sei vita indegna di essere vissuta, sei al di sotto di un parametro. Quindi, quindi quando arrivi comunque sia dignitosamente in questi luoghi, lì si mandava a fare una doccia, ma spesso dopo la doccia... Non c'era più bisogno d'altro. I malati trasferiti dai manicomi in questi centri vengono uccisi praticamente subito, o quasi subito. Ma è importante fare presto perché è importante contenere le spese, perché c'è un altro carico che sta arrivando. Le attenzioni venivano date, veniva fatta una visita medica di precisione prima di avviare alle camere a gas in forma di docce. Questa visita medica serviva a verificare l'eventuale presenza di denti d'oro. Chi li aveva veniva marchiato con un pezzo di nastro adesivo sulla schiena perché era un peccato buttarlo via, no? Era un peccato buttarlo via. I corpi venivano cremati, ovviamente nei forni ovviamente eh? <coughs> così andava cominciava con una lettera di questo tipo la informo che suo figlio in base alla pianificazione economica e alle misure di sgombero è stato trasferito in altro ricovero. Non sappiamo in quale. L'ordine di trasferimento è partito da uffici superiori secondo la direttiva del commissario di difesa del Reich. Il nostro ospedale non ha possibilità di influire sulla decisione del trasferimento o meno dei pazienti. Lei sarà informata a tempo debito del nuovo ospizio, dal nuovo ospizio sullo stato di salute di sua figlia. Questa è la risposta della madre. Oggi ho ricevuto la sua lettera proprio quando avevo finito di prepararmi per prendere il treno di mezzogiorno, per venire a trovare la mia figliola all'ospedale. Ero paralizzata dallo spavento leggendo la lettera. Una cosa del genere... È terribile per una madre, se avessi saputo che un nuovo trasferimento della mia ragazza sarebbe stato possibile avrei insistito per portarmela a casa. Lei mi informa di non sapere dove essa sia stata trasferita, ma sicuramente lei non può permettere un trasferimento senza essere a conoscenza di dove andrà, quindi io esigo di sapere dove è mia figlia. All'inizio del ricovero io stavo male perché molte persone mi facevano girare la testa con brutte parole. Da quando ho iniziato a venire a trovare regolarmente la mia figlia Elisabetta nel reparto per l'assistenza esperta dei bambini creato anche nel vostro ospedale ho creduto che le mie preoccupazioni iniziali fossero ingiustificate. Non è come diceva la gente, pensavo. Fino ad oggi ho pensato che la ragazza fosse stata Data in buone mani, le chiedo sotto la mia responsabilità di riprendere la ragazza nel suo ospedale. Io la verrò a trovare. È impossibile per me informare i miei familiari di quanto è accaduto. Mi salteranno addosso, mi diranno: Non è possibile che tu, sua madre, non sai dov'è tua figlia. Io non posso fare niente, per prima cosa devo sapere dov'è la mia ragazza. Come già detto, mi sembra impossibile che potete trasferire una ragazza senza aver chiesto prima i genitori. Se succedesse qualcosa alla ragazza, siamo in grado di pagare i funerali. Gentile signora, Siamo molto spiacenti dover comunicare che sua figlia, trasferita il 19 febbraio 1939 in questo istituto per decisione del commissario alla salute del Reich, è deceduta improvvisamente il 18 gennaio per arresto cardiaco. Considerando la gravità della malattia cui, di, da cui essa era affetta, la vita per la defunta non era che una sofferenza, per cui la morte deve essere considerata una liberazione. Essendoci in questo periodo pericolo di epidemia all'interno dell'istituto, le autorità di polizia hanno ordinato immediata cremazione della salma. La preghiamo di comunicarci a quale cimitero inviare urna per le ceneri. Per ogni informazione la preghiamo di scriverci perché le visite sono proibite da polizia per ragioni sanitarie. 5.000 sono i bambini più o meno ufficialmente censiti in Action T4, come sterminati. Ma 5.000 madri. Non sono censite. Ma prima o poi l'avranno capito che cosa hanno fatto o no? Nessuno è stato trattato senza il consenso dei genitori. Il consenso era un trattamento. Ma cosa hanno fatto quando l'hanno capito? chi ha scritto quelle lettere? Si chiamano segretarie di conforto, O un mestiere poco invidiabile, dovevano personalizzare le lettere per fare in maniera che non si assomigliassero, ma erano migliaia, migliaia di lettere. Le segretarie di conforto erano probabilmente le uniche persone letterate all'interno di quella organizzazione, ma dormivano in caserma insieme agli autisti e ai facchini che movimentavano... I pulmini e ai fochisti che alimentavano i forni crematori, perché quella società, Action T4, di fatto nelle sue sei sedi di attività non teneva contatti con l'esterno, è, è come se un esercito occupante si muovesse all'interno di una nazione, i festini li facevano tra loro. Ci sono cronache raccapriccianti di come. Passavano il tempo. Io immagino che dovessero sfogarsi. Immagino anche che avere un posto remunerato, lontano dal fronte, in tempo di guerra, fosse considerata una buona soluzione per cavarsela. Comunque sia, Action T4 finisce improvvisamente. Il primo settembre 1941, così come era cominciata, il primo settembre 1939 in maniera ufficiale con la lettera di Hitler, che è un falso storico, perché questa lettera in realtà lui la firmò due mesi dopo. D'accordo, il primo settembre del 1939 doveva invadere la Polonia, aveva altro da fare, ma è interessante che la firma su questo atto sia stata redatata al primo settembre perché perché se devi ammazzare la gente una legge che coincida con l'inizio di una guerra è più sopportabile è come se ci fosse uno stato marziale ma il primo settembre la guerra non è stata dichiarata solo al resto del mondo ma anche ai propri cittadini al di sotto dei parametri e credimi, se tu riesci ad ammazzare i tuoi figli, poi far fuori degli estranei, risulta meno difficile. Comunque si interrompe tutto, il primo settembre del 41, perché? È un'operazione molto riservata, questa squadra di gente lavora in maniera discreta, tutto è stato bene organizzato, ma anche in una dittatura... Non riesce a censurare i necrologi. È morto lo zio Hans. Ah, lo zio Hans. Era matto lo zio Hans, sì, era in manicomio lo zio Hans. Finché era vivo era un bel rompiballe lo zio Hans. Ma quando muore diventa il povero Hans. È incredibile quanti meriti acquistiamo quando moriamo. È morto il povero Hans e tutto il paese dice, ah oh, il povero Hans, il povero Hans, il povero E dove è morto Ad Adamar? Anche lui. Guardi la pagina dei necrologi, quel giorno metti, ce n'è un altro morto ad An Adamar, ma magari qualcun altro. Se in due anni, in sei manicomi, muoiono. 10.000 persone, 5.000 all'anno. Qualche domanda te la fai o no? La brava gente di Adamar. Si chiedeva che cos'era quel fumo, lo sapevano. Le dame di carità, perché non ditemi che nel partito nazista non v'erano dame di carità, perché io sono convinto che ce n'erano e di altissima qualità morale, donne di chiesa che Sentendo sussurrare che ammazzavano i bambini, avranno detto in buona fede se il Führer sapesse. Se Hitler, sap Hitler non può aver saputo tutto, il capo è sempre innocente: sono dei maiali vicino a lui che hanno combinato questa porcata. Questo avranno pensato e comunque sia, opposizioni ce n'erano state difficili da raccontare, ma c'erano state finché poi un uomo alzò la voce in maniera più decisa. In queste storie c'è sempre un piccolo gruppo di persone molto convinta di quello che fa. Di solito ce n'è un altro gruppo assolutamente contrario e numericamente è uguale a quello deciso e convinto. Ma guardate che di solito questi numeri sono piccolissimi, quel che c'è in mezzo è enorme, è tutta brava gente che non sa cosa fare, ma quando uno della brava gente decide di fare, di solito, riesce a fare qualcosa di incredibile. Quello che fa il leone di Münster, il vescovo von Galen, merita di essere narrato e indicato come esempio e ricordato. Un uomo in chiesa dice questi sono omicidi. Ed è uno sterminio. Queste sono un frammento delle parole di Galen. Hai tu, ho oh so io, lange das recht zu leben, il diritto wir sind, alla vita solo finché siamo produttivi, ritenuti produttivi da altri. Werden, se si ammette il principio ora, man den ora und applicato anwendet, che l'uomo improduttivo possa essere ucciso, Guai a tutti noi, guai a tutti noi quando saremo vecchi e decrepiti. Se possono uccidere gli improduttivi, guai agli invalidi che nel processo produttivo hanno impegnato le forze, le ossa sane e le hanno perse. Guai ai soldati che tornano in patria mutilati e invalidi, chi è al sicuro? della als sua culti, vita als in die lo censurano Dann ist der an uns allen freigegeben. lo censurano ma Hitler dice basta puoi essere il grande dittatore ma se in fianco a te non hai quella cosa che si chiama consenso sei finito e qui il rischio è troppo grande se perdiamo consenso la gente ha mangiato la foglia dice basta chiudete quei luoghi ufficialmente T4 cessa. E abbiamo anche il bilancio. Perché gli americani, subito dopo quello che hanno scoperto a Kaufbeuren, sono furiosi e vanno a cercare negli ospedali psichiatrici dove le cose stavano continuando. E tra le altre cose, in un posto che si chiama Art Time, trovano questa lista della spesa. Oh, noi abbiamo trovato nei nostri armadi, in un tribunale militare a Roma, la lista delle stragi impunite della seconda guerra mondiale. Abbiamo anche noi i nostri armadi della vergogna dimenticati. Questo lo hanno trovato quasi subito. Diceva. È stato calcolato che fino al 1 settembre 1941 sono stati disinfettati 70.273 pazienti. Calcolando un costo giornaliero di 3 marchi e 50 von abbiamo 50 fatto risparmiare.

Salsicce, Burro, frutta, legumi, pasta, teig, prosciutto, speck, verdure di campo, abfeld, spezie, schalz, sale, Würze, formaggio, ricotta. Käse. Insgesamt 33.733.033,40 33 kilogramm kg. Lebensmittel. Più nebst 2.124.568 Stück. 2.124.568 ah, ja. uova. Abbiamo risparmiato. Questo entspricht una ersparnis di jährlich 88.543.580 Reichsmark. Continuando così, in dieci anni l'1% della popolazione non graverebbe più sulla spesa sanitaria. È nero su bianco la lista della spesa. E ufficialmente T4 finisce. E il suo bilancio è scritto lì, 70.273 persone, ma è diverso da quello che vi ho detto io all'inizio. Vi ho detto un altro numero stasera. Quanti? Quanti erano? Nel mio bilancio iniziale. Beh, non serve neanche fare il calcolo che manca qualcuno, giusto? Ne mancano tanti. 300.000 è una stima. In certi conteggi sono meno, ma in ogni caso. Ne mancano tantissimi e quei tanti cominciano a morire fuori da Action T4. Finisce solo ufficialmente. In realtà si smette di spostarli con il pulmino, si smette di far funzionare quelle camere a gas. Il personale di T4 viene impiegato nella soluzione finale. L'esperienza accumulata viene riversata nel lavoro sui campi di sterminio. Da qualche parte bisogna incominciare a imparare come si fa. E poi c'è la fabbrica. Ma i disabili? Beh, non c'è più bisogno né dei pulmini, né dei sei centri pilota, né delle liste né dell'ufficio in Tiengardensstrasse, tutto troppo scoperto, tutto troppo evidente. E allora come si fa? Eutanasia. Ma gli psichiatri hanno imparato come si fa? E gli infermieri hanno visto portare via la gente? E la brava gente? Dopo un po' smette di brontolare. E fa quello che ci si aspetta da loro. Era stupefatto l'ufficiale Kurz della cavalleria degli Stati Uniti di quello che aveva visto fare a una suora, a un'infermiera. Non c'è più bisogno di campi di sterminio. Questa non è una storia di campi di concentramento. Questa, se volete, è una storia di campi di decentramento. Perché da questo momento in poi ognuno di quelli morirà a casa sua, con il suo dialetto, con la sua gente accanto. La mortalità negli ospedali psichiatrici esplode. E come li fai morire? Già, come li fai morire? Sempre durante i conflitti. Nei manicomi si fa decimazione, è sempre successo, se non ce n'è per i soldati al fronte vuoi che ce ne sia per i matti? Nel 1942, un anno dopo la fine ufficiale del processo T4, di action T4, a Monaco di Baviera, nel sud della Germania, Vengono convocati tutti i direttori, i direttori dei manicomi, venite qua, cosa sta succedendo? I malati muoiono di tifo, c'è epidemia di tubercolosi e, e poi ci sono quelli che muoiono di fame, questa è la ragione della convocazione. In realtà lo scopo è un altro, quando arrivano lì gli dicono non state rispettando le tabelle, abbiamo bisogno di accelerare i decessi. Cosa possiamo fare per avere un risultato più consono a quello che ci aspettiamo da voi? Perché c'è la guerra da mandare avanti? Non possiamo sfamare certe bocche. Sono nutzlose Essen. Mangiatori inutili. Mangiatori inutili. Questo sono gli ebrei. Nutslose Essen. Gli ebrei sono malati, i malati sono disabili, i disabili sono mangiatori inutili, quindi gli ebrei mangiatori inutili. Nutslose Essen. Il concetto di mangiasbafo. Se tu hai un fardello da portare sulle spalle, diventa più pesante da reggere. Cosa possiamo fare per ridurre questi mangiasbafo nei manicomi? Alza la mano il direttore di un manicomio del sud della Germania. Si chiama Valentin Faltlauser. E io stasera ve l'ho già nominato. Era, un, era uno psichiatra progressista prima della guerra. E dirige l'ospedale psichiatrico di kaufbeuren irsee Ed è anche uno dei dodici psichiatri che esaminano le cartelle di Action T4. Qui c'è il suo nome. Alza la mano e dice: "Noi a Kaufboiren irze abbiamo risultati migliori. Applichiamo una dieta assolutamente povera di grassi. La chiamo dieta E. Una dieta povera di grassi. Il nostro sogno, vero? Vedi come le parole cambiano di significato? Questa è una dieta assolutamente priva di grassi. Assolutamente. Diventa ufficiale per tutti i manicomi del sud della Germania la dieta E di Kaufbeuren. Secondo il dottor Fatlauser, in un tempo variabile da 6 a 10, 12 settimane, i malati muoiono, muoiono per edema da fame. Funziona la dieta E. E per quelli che non... Per quelli con cui non funziona la dieta si può ricorrere a iniezioni, psicofarmaci, barbiturici, in overdosi, in maniera da sospendere le funzioni vitali del malato e fare in maniera che poi egli muoia da solo. Torno ai cappotti adesso. Ce ne sono delle pareti intere coperte di cappotti qui. Mi fanno venire in mente una cosa che prima non vi ho detto. Rispetto all'attività di quelle signore che mandavano le lettere di conforto ai malati, ai genitori, alle segretarie. Quando dicevano che il paziente era morto e che la lettera di solito arrivava alla famiglia in leggero ritardo sul decesso. Era scientifico. A termini di regolamento non potevano reclamare gli effetti personali oltre 14 giorni dalla data del decesso. Le lettere venivano mandate in ritardo così nessuno poteva reclamare nulla. E eh, io mi ero chiesto a chi potevano interessare le povere cose contenute in una valigia eh, di un bambino avviato a un centro per il trattamento delle malattie o di uno che ha passato la vita in manicomio. A chi possono interessare gli stracci, i quattro poveri vestiti di, di questa gente? E poi ho pensato alle cataste di scarpe di Auschwitz, alle cataste di capelli di Auschwitz, alle cataste di capotti di Auschwitz. E ho pensato che in un'economia di scala queste cose sono commodities, commodities, materia prima di un'economia di guerra. Ma c'è un'altra cosa, c'è un'altra cosa che ho pensato, che la cosa più preziosa di queste persone non la portavano nei vestiti, nei denti d'oro, no, ce l'avevano addosso, più gravi erano le malattie, meglio era. Mai la scienza medica, la ricerca medico-scientifica ha avuto a disposizione una simile scelta di campioni umani, parti anatomiche, cervelli per la ricerca. Le migliori tavole anatomiche di cui disponiamo sono ancora quelle realizzate in Germania in quegli anni. Ciò che sappiamo sul caldo e sul freddo dipende dagli esperimenti fatti nei campi di concentramento. Per esempio, le scienze neuropatologiche. Un solo medico, direttore del Kaiser Wilhelm Institute di Monaco, il dottor Haller Borden. E i suoi collaboratori andavano in questi luoghi a selezionare personalmente i pazienti per la propria collezione. La collezione di cervelli del dottor Aller Borden arrivò a contenere 697 cervelli umani che sono stati studiati poi, molto preziosi per la ricerca medica, ma io mi domando, ma santi Dio! Quando uno si laurea in medicina, da qualche parte ci sono le avvertenze manipolare con cura sulle informazioni che ha raccolto? C'è una traccia dell'esistenza delle cavie non volontarie? Non pretendo tanto. Mi sembra soltanto un minimo di connessione tra l'oggetto che si studia e' la storia della scienza che quelle cose ha insegnato e ci trasmette, spesso molto utili. Non può finire qua, bisogna parlarne ancora, ma stavo parlando di manicomi di campagna, di manicomi di Baviera, stavo parlando di un manicomio, Kaufbeuren, no? Eccoci, sarà così, come questo. Un manicomio di campagna dove la gente muore di fame, per quelli che non muoiono di fame, e beh, per quelli che non muoiono di fame si fanno le punture. Come nel caso di Ernest Lossa. Ernest Lossa, 1929-1944. Adesso ve ne parlo. Prima però. Allora, chi era questo bambino? L'ossa è uno zingaro bianco. Uh, gente che da così tanto tempo è mescolata alle popolazioni indigene. Che è difficile distinguerli da noi, dai. L'ossa appartiene a quel genere di famiglie che... Uh, come li chiamavano... Ienisce. Un'etnia eh, di zingari che però ah, dovremmo conoscere perché il cognome Lossa non è tedesco, potrebbe essere italiano. Ci sono dei Lossa, dei Lozza nel nord Italia, in giro, in diverse vallate. E comunque sia, questo bambino era tedesco nel 1905 di sicuro, perché il governo della Baviera nel 1905 fece un uh, zigoiner book, si dice così, libro degli zingari, non si inventa mai niente, e dentro c'è il nome Lossa. Quindi lui era, era già lì e la sua storia è, lui viene tolto alla famiglia, viene perché la sua famiglia evidentemente non corrisponde ai requisiti di chi deve avere la patria potestà. È messo in orfanatrofio. Poi sua mare, madre, di lì a poco muore di tubercolosi, e suo padre, di lì a poco muore di campo di sterminio. Il giovane Lossa, orfano di entrambi i genitori, entra nella nostra storia quando una professoressa del Kaiser Wilhelm Institute, che si chiama Hell, dottoressa Hell, va a visitarlo in orfanatrofio. E fa questa diagnosi. Si tratta senza dubbio es di uno sich Ernst, psicopatico. Um einen an sich yeah. È di buon cuore, ma totalmente privo di volontà. Begabten, tricat, Instabile. Mentalmente quasi normodotato. Impulsivo però. A causa della sua impulsività, probabilmente l'ossa non potrà mai più migliorare in modo sostanziale. Tuttavia, si dovrà tentare con una guida molto rigida di agguerrire la sua volontà perché non vada indietro. Dopo la, la scuola lo mandiamo in un istituto per insegnargli un mestiere. L'ossa potrebbe essere produttivo, però la dottoressa cambia idea, di lì a poco. Questo giovane senza controllo è un pericolo per tutti, per questo deve essere rinchiuso. Il manicomio. Non è possibile sopportarlo in un normale istituto perché tutto l'ordinato lavoro di educazione di un intero gruppo soffre della presenza di un ragazzo anormale o asociale per il quale non ci sono possibilità di successo educativo. Ma quante professoresse conosco io? che potrebbero applicare la stessa diagnosi a un terzo delle loro classi. Cosa fanno? Li mandano in manicomio. Lo va in manicomio perché non ha un insegnante di sostegno. Arriva, dove lo mettono? A Kaufbeuren e lì ich lebe doch nicht mehr lange. C'è la dieta e Diagnosi a Kaufbeuren sul giovane Loss è arrivato. Vivace, inquieto, psicopatologie però non evidenti. Tra parentesi, una nota. Ruba quello che può. Rompi balle. Così lo mandano a Irzé. Irzé è la dépendance. È il luogo dove non si vive a lungo. Ich lebe doch nicht mehr lange. Airse, ragazzo arrogante e sfacciato, se ritiene di avere il predominio, tende alla ribellione. Con lui nessun trattamento è decisivo, capite? C'è proprio indicato: nessun trattamento è decisivo. Cioè stiamo provando, ma non ci riusciamo. L'erba cattiva non muore mai. Se gli offri bontà la scambia per debolezza. 30 giorni dopo, facilmente irritabile fa piccoli lavori ma è discontinuo. 150 giorni dopo, dopo un tentativo di dargli lavoro, l'ossa ruba ancora, riesce a prendere la chiave della cantina delle mele, dà mele agli altri ammalati. Se dai mele agli altri ammalati diventi popolare. Se dai mele a chi ha la dieta, gli rovini la dieta. L'ossa nel braccio della morte, dove si resiste al massimo nove settimane, resiste un anno e mezzo. È un problema. Gli infermieri si rifiutano di fargli le punture. Lo conoscono troppo bene. È divertente. Per ammazzare l'ossa viene chiamata dal reparto donne. Un'infermiera, Pauline Kneisler, molto esperta, è stata anche sul fronte russo, dove ha partecipato, pare, all'attività degli squadroni di angeli della morte specializzati nel fornire eutanasia ai soldati con ferite incurabili. Losso amore. 9 agosto 44 al processo su quanto accaduto a Kaufbeuren-Irsee testimonia uno degli infermieri raccontando questo Lossa era consapevole della morte innaturale che lo attendeva doveva aver visto pazienti che ricevevano pastiglie o iniezioni particolari sapeva di essere destinato a rimozione di dover morire presto. Nel pomeriggio del giorno prima di morire, mi regalò una foto con dedica. C'era scritto In memoria. La foto è questa. Gli chiesi: Perché in memoria? E lui rispose: Tanto io non vivo molto. und erklärte, er möge aber tu. doch sterben, solange ich noch da wäre, wenn Lossa bara. dann wüsste, dass er schön eingesagt würde. Però non ero in, turno io. in der hier genannten Woche hatte Heichel Nachtwache. Sono Als la mattina, ich in der Früh des 9.8. in das Krankenzimmer Lossa kam, non era nel suo letto. fiel mir auf, dass Lossa nicht in seinem Bett im Krankenzimmer lag. Ich fand ihn dann im Kinderzimmer und erschrak. Als ihn ansah, sein Gesicht war blau und Er hatte Schaum vor dem Mund. Um den Mund und Hals war e, er auch e scheinbar Die Gepudert. Der la bocca e del collo sembravano borotalco da quanto waren squamati. Als ich ihn ansprach, reagierte man, er nicht mehr. im Laufe des Tages, etwa gegen 4 Uhr nachmittags ist er dann ohne das Bewusstsein wieder zu erlangen gestorben. La diagnosi è broncopolmonite. Dovere dell'eugenetica. Dovere dell'igiene razziale. Deve essere quello di occuparsi con sollecitudine di un'eliminazione di esseri umani moralmente inferiori, più severa di quanto sia praticata oggi. Noi dovremmo letteralmente sostituire tutti i fattori che determinano la selezione in una vita naturale e libera. Nei tempi preistorici dell'umanità la selezione delle qualità della resistenza, dell'eroismo, dell'utilità sociale fu praticata esclusivamente da fattori esterni. Oggi questo ruolo va assunto da un'organizzazione sociale, in caso contrario l'umanità per mancanza di selezione sarà annientata da fenomeni degenerativi. Conrad Lorenz, 1940. Lorenz, quello delle papere. Lorenz quello della barba bianca. Lorenz dell'uomo incontrò il cane. Lorenz il premio Nobel. E adesso cosa faccio? Butto via Lorenz. Lorenz era nazista della prima ora. Ma io ho imparato un sacco di cose da Lorenz. Come mi regolo? Già, come ti regoli? Lorenz diventa nazista perché è eugenista. Perché? Perché è convinto che il bene stia nella soluzione di un problema ereditario. Quando ero ragazzo si discuteva un sacco se uno è criminale per questioni ereditarie o se è colpa della società. Se rispondevi per questioni ereditarie eri di destra, se rispondevi la società eri di sinistra. Oggi non si discute più di questo, grazie a Dio. L'ideologia fa un po' ridere. Ma com'è che io, quando sento parlare di società, mi par di sentir parlare di un'automobile Euro Zero, di roba da rottamare. Mentre quanto sento parlare di genetica, oggi mi par di sfogliare il catalogo delle novità dell'autosalone. Non è che continuamente c'è l'idea che con un colpo di teatro puliamo tutto e sotto sotto è il dubbio che ci abbiano già provato a risolvere così le cose e che la risposta a maledizione sia un'altra sia un'altra io non mi aspetto che la scienza produca coscienza. L'ho già detto prima in qualche modo, non è il suo compito, però sono grato, per esempio, a chi ha scoperto il vaccino sulla tubercolosi. Ma nell'ospedale di Kaufbeuren un gruppo di bambini Venne usato come cavie per testare il vaccino sulla tubercolosi. Essi morirono quasi tutti in maniera atroce. Un vaccino provoca sollievo e salute, se funziona, a molte persone. Io non sono contro la medicina. E sono grato alla ricerca medico-scientifica di quello che fa, ma non vorrei mai che uno si laurea e poi prende il premio Nobel studiando solo sugli ultimi dieci libri o cinque, sugli ultimi dieci anni o cinque anni di pubblicazioni tecnico-scientifiche della sua disciplina senza mai arrivare a porsi una domanda su come queste cose sono state attuate e praticate. Cos'è la memoria? Questo è un esercizio faticoso, che però mette in relazione qualcosa che tu fai con qualcosa che riguarda altri. Non lo trovi pronto. Lorenz non lo puoi buttare via, ma per prendere quello che ti serve non ti basta tutta la scienza. per farsi una coscienza, tocca studiare almeno altrettanto che per farsi una scienza. E tutta questa brava gente alla fine avrà pagato il suo prezzo, l'ho detto all'inizio, il dottor Falzlauser è stato arrestato, giusto? Certo, guardali là, Conti, Brandt, Brack, Brule, Buller, Frick, questi sono criminali di guerra. Due di questi, Conti e Buller, si suicidano. Gli altri vengono impiccati. Processo di Norimberga. E gli altri? Oh sì, anche il dottor Falklauser viene arrestato. Condanna, tre anni di carcere. Infermiera Mina Verle, 211 bambini uccisi irgendetwas mit mir geschehen? Certo che ti succederà qualcosa, 18 mesi di carcere. Avreste preferito l'impiccagione? L'ergastolo almeno? Io sono convinto che il tribunale che ha fatto quella sentenza oggi ci ha fatto un favore. Perché se te la sei fatta la domanda, io cosa avrei fatto? Quel tribunale ha aperto una finestra per dirti che i cattivi non sono tutti dentro, non ce l'hanno scritto nel DNA. Quel tribunale ha risposto a quella domanda. Colpa della società. La responsabilità personale c'è. Certo, questi hanno ucciso, ma come sono stati giudicati? Sono stati giudicati esattamente come le assicurazioni pesano le vittime degli incidenti stradali. Se tu tiri sotto qualcuno, non danno a tutti lo stesso indennizzo. Ci sono i parametri. Maledizione. E tra di noi li usiamo i parametri nel pesare le vite. Non è archeologia questa. Non è archeologia. Se ogni giorno rischi di inciampare in una frase razzista o in un abuso o in un maltrattamento, che poi giustifichi con un parametro. Perché il vecchio è legato al letto? Non c'è personale. Certo. E quindi a malincuore lo devi legare. Perché li teniamo un anno in un centro di accoglienza come un lager? Cosa facciamo? Sono troppi. Non ci servono. Sono diventati bocche da sfamare. Non ce la facciamo. Sono parametri. I parametri non sono chiari, non li abbiamo scelti, ma nel momento in cui cominciamo a lasciarli passare, noi come bravi cittadini di Adamar vediamo fumo ogni tanto, ma ci stiamo abituando. Tu scivoli, scivoli, ti rassegni, dici io cosa posso fare? Alice Ricciardi von Platten era un medico di famiglia, una giovane dottoressa tedesca che nel 1946 viene incaricata dall'ordine dei medici di fare testimonianza al processo di Nonimberca, raccogliere informazioni per noi, per i medici. Su 23 medici accusati di crimini di guerra. È lei che raccoglie per prima le storie che vi ho raccontato stasera. E quando prova a pubblicarle, non se lo fila nessuno il suo libro. Solo negli anni '70, un'altra generazione di medici e psichiatri. E questa sera. Abbiamo qui una persona, Kranach, che è uno dei protagonisti di quella stagione in cui gli psichiatri tedeschi hanno avuto il coraggio di guardare alle loro spalle senza l'alibi di essere stati brava gente, di aver fatto tutto un po' meno male e un po' meno peggio. Ad Alice Ricciardi. Che è morta due anni fa, poco prima che morisse, avevamo chiesto: ma come secondo te dovremmo raccontare questa storia, no, con il più di dettagli possibile, anche con i dettagli che, scusano un pochino, allora, che uh, molte persone si si sono lasciati ingannare dalle uh, buone parole di Hitler e che prima non era mai detto che eutanasia uh, ammazzare eliminare e lentamente il popolo è stato quasi con propaganda e film e così guidato verso questo terribile fine, questo crimine, perché sono stati probabilmente tutti buoni cittadini e il male arriva come un piccolo, piccolo nodo come il cancro, che all'inizio non sai di averlo. <ride> Poi te ne accorgi e allora sei già malato. Cosa fai? Ci provi almeno.